Buongiorno, sono Alessandro Sorrentino. Innanzitutto volevo ringraziare, cosa che ancora non avevo fatto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, perché questo confronto è una dimostrazione di grande civiltà per questa città. Ovviamente, come si può immaginare, spesso chi interviene non pone delle critiche, pone degli accenti su delle problematiche. Questo ovviamente fa parte del quotidiano. Naturalmente è chiaro che tutti i cittadini che si rivolgono a voi lo fanno perché credono ancora nelle istituzioni e soprattutto amano questa terra. Il problema che volevo porre, sempre di entità lieve, lo pongo al questore Marangoni, riguarda una normativa interpretativa del testo unico di pubblica sicurezza in materia musica dal vivo. In materia, non ho capito. In materia musica dal vivo. Ah, musica dal vivo. Dopo circa 25 anni, forse qualcosa di più, nell'agosto del 2010 è stata redatta dall'ufficio della divisione pubblico spettacolo e intrattenimenti delle nuove norme interpretative su quello che riguarda appunto la distinzione, il distinguo tra piccolo trattenimento e pubblico spettacolo. Naturalmente cercherò di analizzare velocissimamente i quattro punti di cui si occupa. Che fra un po' si comincia a le differenze tra pubblico spettacolo e piccolo trattenimento. In prima analisi vengono stabilite non più dal numero di elementi, problema superato, ma dalla secondarietà dell'attività di intrattenimento rispetto a quella di somministrazione. Qui nasce un problema interpretativo, perché purtroppo alcuni dirigenti della divisione pubblico spettacolo hanno tranquillamente, apertamente dichiarato che per loro basta che l'attenzione degli avventori sia rivolta a chi si esibisce anziché al banco del bar, l'attività di somministrazione diventa secondaria. Sembra una battuta, disgraziatamente è successo sul serio, e un locale è stato chiuso per 2 settimane. In secondo luogo, l'assoluta gratuità dell'ingresso, nessuna maggiorazione, nessun corrispettivo di pagamento all'ingresso, non è prevista, anzi è vietata, la richiesta di consumazione obbligatoria. Oggi sappiamo che con il fenomeno abusivismo che riguarda nel 90% della vita notturna le attività di somministrazione, non c'è luogo abusivo che non si trovi vicinissimo a posti che richiamano il pubblico. Quindi addirittura ci si trova che il posto che paga le tasse attraverso un biglietto SIAE di consumazione obbligatoria, non di ingresso, si ritrovi ad essere fuori legge e perseguibile a vantaggio naturalmente dell'abusivo. Devo chiederti di essere concludo. Perché ci sono anche ragazzini che dovranno rientrare a scuola. E concludo, qui legalità e sorriso sull'interpretazione della norma. Con un sorriso volevo dire, semplicemente, poi c'è un altro punto abbastanza strano, oscuro. Si dice che il locale non deve avere attrezzature e palchi per permettere l'esecuzione della musica dal vivo. Io immagino i musicisti sospesi per aria e naturalmente muti. Il succo della domanda è queste interpretazioni sono state sbagliate nel merito, e sono state fatte in modo da tenere presente una problematica esistente? Prego. E si pensa di averle risolte in questo modo? Ok. Ma lei fa riferimento a una normativa recentissima, no? A una rivisitazione recente dell'inizio dell'estate di quest'anno, ed è stata fatta proprio con il buon senso di attuarla in modo proprio attuale, cioè renderla attuale, confrontandoci anche con le interpretazioni giurisprudenziali e di dottrina, e con quello che viene fatto non in Sicilia ma a livello nazionale. E tant'è che lei, siccome le licenze le firmo io, voi sapete che in Sicilia, ahimè, ancora i questori hanno questo potere che invece dovrebbero avere, e nelle altre città hanno i sindaci. Ecco, per una questione normativa ancora questi aspetti del commercio sono devoluti a licenza del questore. Per cui in maniera molto serena ci siamo confrontati anche con le associazioni di categoria, proprio per non
fare una scarpa, uno zoccolo e per diciamo così adeguare anche qui da noi il sistema normativo come è in tutta Italia. E ritengo che questo sia stato fatto, tant'è che nella licenza che lei forse ha sono riportati, mi sembra, ma non ha la licenza, non lo so. No, lei sta dicendo di no, perché pensavo... Se lei vede, guardi, nella licenza sono riportati... Non è un esercente. Allora, guardi, lei se vuole io le posso dare un facsimile di licenza e nella licenza... È legato nel testo che ho letto, ce l'ho. Ecco, ce l'ha il testo. Quindi sono riportati 4-5 punti in maniera molto sintetica e chiara che portano a distinguere quelli che sono i piccoli intrattenimenti da quelli che sono gli intrattenimenti musicali. Volevo solamente sottolineare una cosa. Tutto questo nasce da che cosa? Per dare sicurezza alle persone. Lei comprende che in un locale dove la musica è una musica di accompagnamento di un pianoforte porta un certo numero di persone ed è piccolo intrattenimento musicale quell'intrattenimento che è a supporto della mescita e della somministrazione. È chiaro che anche qui dobbiamo fare un distinguo, perché non è solamente basta un pianoforte e una persona che canta, siamo nel piccolo intrattenimento. Perché se lei mi porta Claudio Baglioni con Riccardo Bocciante, ci troviamo di fronte a un concerto. E allora il buon senso ci dice che è la tipologia della musica, ecco, quindi l'abbiamo svincolata dalle persone che cantano e dagli strumenti musicali, giustamente a buon senso. L'intrattenimento danzante o diciamo così di spettacolo non rientra, cioè rientra in un eccesso del questore dopo aver sentito la commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli che interviene, lei lo sa, come ad esempio per poter dare l'ok alla manifestazione che noi facciamo oggi e a tutto questo contesto. Quindi sono due cose completamente diverse. Sentenza del TAR del Veneto. Non abbiamo più fuori. Ma non si potrebbe fare visto che lei è andato incontrare. Domani anche vede Carbone, vede anche noi così. Magari ci avete fatto un viaggio e tre servizi. Guardate, io ho incontrato le associazioni di categoria, ho incontrato gli assessorati proprio questo fatto qua e abbiamo chiarito con loro questa nuova normativa. E vi devo dire con molta sincerità e serenità anche, è la stessa normativa che viene attuata a Milano, a Verona, a Venezia, perché poi oltretutto il provvedimento è ricorribile, quindi non c'è nessun problema, uno può sicuramente ricorrere al tribunale amministrativo e dire guardate io sono oggetto di un torto, e viva Dio, se è così io per primo ritiro in autotutela il provvedimento, ci mancherebbe altro, l'abbiamo fatto proprio... Le chiedo scusa, sì. Per invogliare l'impresa privata, ma voi tenete presente che chi ha anche un esercizio pubblico deve anche farsi carico della sicurezza delle persone che sono all'interno. Grazie a voi. Io vedo che i ragazzi dovranno andare via per rientrare.